La passione dei santi martiri Gervaso e Tommaso. Dalla lettera alla sorella Marcellina di Sant'Ambrogio Vescovo. Alla sua signora sorella, che gli è più cara della vita e degli occhi, il fratello Ambrogio. Poiché non voglio tacere alla tua santità niente di ciò che avviene in tua assenza, sappi anche che abbiamo ritrovato i santi martiri. Infatti, dopo che avevo consacrato la basilica, molti, come a una sola voce, cominciarono a sollecitarmi dicendo: la dovresti dedicare come la basilica romana. Risposi: lo farò se troverò reliquie di martiri. E subito penetrò in me come l'ardore di un presagio. In breve, il Signore mi concesse la grazia. Infatti, sebbene lo stesso clero non fosse privo di timori, feci sgombrare dai sassi il terreno della zona davanti ai cancelli dei Santi Felice e Naure. Trovai indizi probanti, anche con l'aiuto di quelli ai quali avrei dovuto imporre le mani. I santi martiri cominciarono ad emergere, sicché, mentre noi continuavamo a mantenere il silenzio, venne sollevata l'urna e deposta presso il luogo della Sacra Tomba. Trovammo due uomini di straordinaria statura, come erano quelli dei tempi antichi, intatte tutte le ossa, moltissimo sangue. Fu grande il concorso di popolo per tutti quei giorni. In breve, le profumammo tutte l'una dopo l'altra, e quando ormai era imminente la sera, le trasportammo nella Basilica di Fausta. Là si vegliò l'intera notte e si svolse l'imposizione delle mani. Il giorno seguente le trasferimmo nella Basilica detta Ambrosiana. Durante la traslazione, un cieco fu guarito. Io rivolsi al popolo questo discorso: voi vedete come li ha sollevati tra i capi del suo popolo. Quali altri dobbiamo considerare capi del popolo se non i santi martiri? Nel numero di questi ormai, benché a lungo ignorati per il passato, sono collocati tra i primi Protaso e Gervaso, poiché con i meriti e gli esempi del loro martirio hanno allietato la Chiesa milanese, che sebbene sterile di martiri è già madre di moltissimi figli. Non a torto molti chiamano questa una risurrezione dei martiri. Vedrò tuttavia se essi sono risorti per sé, come certamente sono risorti per noi. Sapete, anzi avete visto voi stessi, che molti furono liberati dai demoni, moltissimi anche, non appena toccata con le mani la veste dei martiri, furono guariti dalle infermità. Si sono ritrovati prodigi del tempo antico, in cui per l'arrivo del Signore Gesù la grazia più copiosamente si era riversata sulla terra. Dall'ombra, per così dire, dei santi, vedete molti risanati. Quanti fazzoletti vengono ininterrottamente lanciati, quanti indumenti posti sulle veneratissime reliquie sono restituiti capaci di guarire anche al solo contatto. Tutti sono paghi di toccarle, sia pure sfiorandole appena, e chi le toccherà sarà salvo. Ti ringrazio, Signore Gesù, di aver suscitato per noi gli spiriti così potenti di questi santi martiri, in un tempo in cui la tua Chiesa ha bisogno di più efficace protezione. Apprendano tutti quali difensori io cerco, atti a difendere ma incapaci di offendere. Questi io ti ho procurato, popolo santo, perché giovino tutti, non rendono danno a nessuno. Tali difensori io desidero, tali soldati ho con me, non soldati del mondo, ma soldati di
Per tali difensori nessuna invidia io temo, perché la loro protezione è quanto più potente, tanto più sicura. Io desidero che essi difendano anche quelli che mi invidiano. Vengano dunque che vedano le mie guardie del corpo. Non rifiuto di essere circondato da tali armi. Gli uni per i carri, gli altri per i cavalli. Noi invece per il nome del Signore Dio nostro saremo assaltati. Queste reliquie sono tratte dal sepolcro indegno. Di loro come trofei sono mostrate al cielo. Il tumulo è intriso di sangue. Appaiono segni del loro sangue di trionfatori. I resti sono stati trovati intatti al loro posto, in perfetto ordine. Il capo è staccato dal trono. Ora i vecchi vanno dicendo di aver sentito il passato nominare questi martiri, di averne letto l'iscrizione funebre. Questa città aveva perduto i suoi martiri, mentre aveva sottratto quelli altrui. Sebbene questo sia un dono di Dio, tuttavia non posso misconoscere la grazia che il Signore Gesù ha concesso ai tempi del mio episcopato. E poiché non merito di essere un martire io stesso, vi ho almeno procurato questi martiri. Queste vittime trionfali raggiungono il luogo dove Cristo è offerto a sacrificare. Ma egli, che ha patito per tutti, sta sopra l'altare. Questi, che sono stati riscattati dalla sua passione, saranno collocati sotto l'altare. Questo luogo avevo scelto per me, perché è giusto che un santo vescovo riposi dove solevo offrire il sacrificio. Ma cedo a queste vittime sacre la parte destra, posto dovuto ai martiri. Deponiamo dunque le sante reliquie, portiamole in timore degne e celebriamo tutto il giorno con fedele devozione. Lode e gloria al Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.